questo è l'appuntamento del canto Naxos Pro Racing. Stiamo tornando stiamo tornando dallo slalom Magricio, ragazzi. Oggi, scusatemi, è giornata incasinatissima, ho avuto dei problemi con la live. Abbiamo avuto dei problemi con la live perché praticamente ho capito. Abbiamo avuto dei problemi di temperatura, sembra strano, ma anche i telefoni hanno problemi di temperatura. Ventola? Sì, no, mi sarebbe servita una ventola, ragazzi, oggi caldo allucinante. Comunque, Slalom Magricino concluso, noi stiamo rientrando, siamo tipo a 269 km da Torre Grotta. Rientrate a Torre Grotta, io e l'amico Andrea ci prendiamo la macchina e dobbiamo tornare in zona Char, quindi c'è bastardo. Quindi ci sarà il panico più tardi. Scusate se tremate un po', ma le autostrade siciliane sono una grandissima cosa. Vi leggiamo la classifica dei primi 10 assoluti, che ce la leggerà l'amico Cono Genova detto Andrea. Andrea, dimmi tutto. Partiamo dal decimo, Dal decimo assoluto. Sì. Vincenzo Pellegrino, Sorati con l'essere 4. Urla che non ti... Vincenzo Pellegrino, Radical SR4. Ok, quindi si parte con una bella Radical. Nono posto Andrea Raiti con Osella che è Pia 21. Ok, settimo. All'ottavo Michele Poma, ok, perfetto. Formula. Ok. Settimo, Giuseppe o Giovanni Virgilio? Surati. Giuseppe Virgilio. Al sesto posto abbiamo Luigi Vinaccia. Luigi Vinaccia, sesto ha fatto? Sesto assoluto. Mamma mia. Magari mi dici i tempi di partire da Vinaccia. Vinaccia 177,65. Ok, quinto. Giuseppe Castiglione. Ok, Giuseppe Castiglione, ricordiamo che ha avuto un incidente alla seconda mancia o alla prima? 175,91. Ok, perfetto. Poi? Quarto Fabio Emanuele. Ok, tempo? 175,32. Appresso? Terzo posto assoluto, il grande Michele Pugliese. Oh yeah! Ok. Surati. 174,61. Ok. Secondo Venanzio. Ok, quanto? 173,14. Ok, vince lo slalom Agroricino edizione 2018 Emanuele Schillace. Oh, Emanuelino. Ramon, OTP. Quanto ha fatto il tempo? 172,20. Perfetto, ragazzi, dopo aver scoperto che l'amico Davide Giorgiani non è entrato nella top 10 di questo slalom, non era previsto. Non era assolutamente previsto. Comunque già ha fatto una bella prestazione, dai, ha vinto la classe. Il gruppo no ha fatto secondo, il gruppo l'ha vinto Angelica. E oggi ci deve una cena. Ti devo una cena, vabbè, oh, dai. Comunque, ragazzi, oggi tante belle prestazioni su questo percorso spettacolare che a settembre, se non ricordo male, sarà teatro della classicissima Montelice, nella quale noi ovviamente ci saremo. Quindi sarà cinema. Sarà cinema. E niente, ragazzi, io per oggi purtroppo vi saluto con questo video. Io l'ho fatto per spiegarvi un attimino cos'è andato storto in questa live, perché ero partito a fare la prima manche, ma mi stava tipo attaccato 10 minuti e poi staccavo. Quindi ci sono i video, quei piccoli pezzettini di video che ho fatto, vi lascerò comunque lì a disposizione di chi volesse guardarseli. Quindi niente, ragazzi, per il momento è tutto. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo per la cronoscalata. Di oggi abbiamo il sole che ci è entrato dietro, per la cronoscala, per la Coppa Selva di Fasano, e saremo in diretta sicuramente venerdì dalle verifiche. E niente, ragazzi,
ci aggiorniamo anche in settimana con i video di sto Salon Magreticino. Io per il momento vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, ora non lo ma è il sole, quello la testa di conto. Quello è il sole, no, il sole. E ha lasciato un bel like. Ha lasciato un bel like se questo video vi è piaciuto, condividetelo e niente. Per oggi è tutto. Ciao ragazzi. Ciao.